Grande Fratello VIP, televoto da annullare? La rivolta del web. GF VIP, la protesta del web sul televoto. Lunedì sera, durante la terza puntata del Grande Fratello VIP, sono finiti al televoto Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Nel corso della serata si è accennato alle frasi omofobe di Marco Predolin, nessun accenno a quelle affermate da Giulia Delellis e nessun riferimento al registro di classe che possiede Ignazio Moser, in cui annota e valuta le donne con cui è stato, secondo un presunto video che gira su social dovrebbero essere 156. Per fortuna ci ha pensato Daniele Bossari, durante le nomination, a portare alla luce questa confessione fatta dal ragazzo. Il pubblico che guarda il Grande Fratello VIP continua a chiedere la sospensione di questo televoto che vede protagonisti Bossari e la Di Pietro. Su Twitter sono tantissimi che chiedono l'espulsione di Jeremias Rodriguez, il fratello di Cecilia e Belen, per i suoi comportamenti troppo aggressivi, invadenti, negativi, violenti verbalmente. Alcuni tweet sostengono che non è l'ambiente adatto per il ragazzo, il cui comportamento potrebbe degenerare, un giorno, se si venissero a creare delle dinamiche conflittuali nel gruppo ancora più forti. E se si arrivasse alle mani? Si chiede un utente su Twitter. Non dovrebbe essere il pubblico da casa ad avere voce in capitolo? L'uscita di Carmen Di Pietro e di Daniele Bossari sarà una vera e propria perdita per il programma. Da un lato abbiamo la simpatia e la veracità di una donna che nella vita ne ha passate tante, mentre dall'altro l'intelligenza, il fascino, l'educazione. Grande Fratello VIP, il web chiede l'annullamento del televoto. Chi verrà eliminato lunedì prossimo dal GF VIP tra Carmen Di Pietro e Daniele Bossari? Intanto, il web continua a chiedere la sospensione di questo televoto e l'immediata espulsione di Jeremias Rodriguez a causa delle minacce fatte a Daniele Bossari indirettamente, una volta terminata la puntata di lunedì scorso, e la sfuriata che ha avuto nei confronti di Simone Itz lo scorso venerdì. Ecco un tweet che racchiude più o meno il pensiero di tutti gli altri: mi chiedo come mai ancora non sia stato annullato il televoto e Jeremias non sia stato squalificato per comportamenti aggressivi. Prendendo in considerazione la maggior parte dei tweet, il pubblico da casa si dice deluso per non aver portato alla luce le dichiarazioni omofobe di Giulia Delellis, Marco Predolin e la confessione di Ignazio Moser sulla valutazione delle performance intime con le donne con cui è stato, annotate su un'agenda. Per quanto riguarda Predolin, è diventato capitano della settimana della casa del GF VIP guadagnandosi l'immunità dalle prossime nomination, immunità che potrebbe perdere per le sue rivelazioni agli altri concorrenti delle dinamiche segrete del club.